Sindaco Saggio Henni, siamo qua nella sala consiliare di Terranuova per la premiazione del programma televisivo di TV1 Medici in Famiglia. Sì, è un'iniziativa del Corecom che ha consegnato un premio, un riconoscimento che testimonia quanto sia stata utile nel corso di questi quasi 18 anni la trasmissione ideata e curata da Marco Battagli. Ci tenevamo anche noi a testimoniare la nostra riconoscenza perché siamo oggettivamente in un periodo di informazione fai da te spesso inquinata da fake news, e una trasmissione che con sobrietà, con approfondimenti e anche però con uno stile divulgativo comprensibile a tutti riesce per l'appunto a dare quella consapevolezza necessaria anche a comprendere tematiche complesse. Ci ha permesso anche di dare un volto alla medicina perché ci ha fatto conoscere tanti professionisti del settore che hanno operato e stanno operando nella sanità territoriale, così come nel presidio ospedaliero della Gruccia, a cui esprimiamo grande riconoscenza. Quindi ecco, un grazie veramente forte va a Marco Battagli e a tutte le persone che con lui hanno collaborato, ora Annalisa Zampini, Lucrezia Tarquini, e soprattutto un grande grazie va alla vostra emittente, perché se uno spazio di questo tipo è stato possibile è perché c'è un emittente locale come TV1 che da 34 anni fa un servizio ai cittadini terranovesi e a tutti i valdarnesi. Per questo a nome della mia amministrazione ci tenevamo a ringraziarlo. Ovviamente un grazie va anche al Corecom per la sensibilità, per averci dato modo di dar luce ancora di più a una trasmissione così proficua. Sì, è stata una grande soddisfazione il Corecom che ha fatto questo concorso per la trasmissione più bella in Toscana, e Medici in Famiglia è arrivata prima a pari merito con un'altra televisione di Castiglione Fiorentino. Sono 17 anni che faccio questa trasmissione per aiutare il prossimo. Tante persone ne hanno avuto beneficio perché ascoltando i consigli dei medici gli è venuto loro il dubbio, si sono fatti vedere e sono arrivati in tempo. Questa è la più grande soddisfazione per me e tutto il gruppo di TV1. Io ricordo che io sono un volontario per la vita e quindi questa cosa mi ha fatto molto piacere, fatta ideata dal Corecom della Regione Toscana. E io ringrazio e porgo i miei ringraziamenti e saluti a tutte le persone che mi sono state vicino in questi 17 anni. Noi abbiamo la possibilità e un'opportunità se uno spazio viene adesso dedicato. Per questo io vorrei chiamare adesso in rappresentanza di TV1, la proprietà Marziali, che ringraziamo oggi, scusate se uso un termine forte, ma è la verità, per fare una televisione locale è una vera e propria lotta di sopravvivenza, e credo che in tanti anni di serio lavoro TV1 abbia testimoniato come si può fare anche un servizio informativo come quello che oggi andiamo a premiare nonostante tutte le difficoltà con cui devono far fronte. Quindi oggi l'amministrazione comunale vuole testimoniare anche la sua gratitudine e riconoscenza all'emittente televisiva del Valdarno che ha dato questo spazio divulgativo a tutti i nostri cittadini e a tutti i valdarnesi. Grazie Angelo davvero per essere presente. Io 34 anni fa, 34 anni fa non ci credo, tutt'oggi, iniziai questa televisione proprio io, credo Enzo possa... Ahimè. Quando andavo a riunioni in tutta Italia, io quando c'erano riunioni delle emittenti televisive come associazionismo, c'era gli incontri, quando vedevo degli editori che avevano più di 30 anni di attività, dicevo ma mamma mia. E oggi ci sono arrivato, 34 anni, sono nato in un garage, forse mi guardo intorno e vedo che c'è molti giovani e forse non sanno che è nata 34 anni fa. Solo 5 anni dopo per dare, come dire, proprio raffigurare, no? L'anno di nascita, solo 5 anni dopo di Canale 5. Sono ben felice, io devo ringraziare mio figlio, per 16 anni, mia figlia, perché ho 4 figli, mia figlia Francesca, Valentina, un entry nuovo da parte di una figlia mia Benedetta. Sono ben felice come editore che ha portato avanti in tutti questi anni di fare informazione, grazie al Corecom, ripeto, Battagli e Consiglio Comunale di Terranuova che ci ha onorato di questo premio.
Sì, il Corecom da alcuni anni intendeva valorizzare programmi televisivi prodotti nella nostra regione, infatti il premio si chiama Fatto in Toscana, che avessero un valore scientifico, culturale, ma anche ricreativo e che fosse un giusto rapporto tra il programma e la produzione televisiva con il territorio. Medici in Famiglia, con i suoi 17 anni di attività, era la perfetta congiunzione tra il territorio e l'informazione sanitaria. TV1 ci ha messo una struttura, una professionalità capace di rendere il programma anche dinamico ed interessante, e tutto insieme è diventato un bel programma.